Oggi, cari amici, andiamo a preparare insieme le mie fave dei morti. Li conoscete quei biscottini fatti di mandorle, farina e zucchero che si usa preparare appunto per la festa dei morti che si sta avvicinando in questi giorni? Quindi ci occorreranno principalmente 300 g di mandorle e 150 g di zucchero e andiamo a frullare tutto quanto insieme. Quindi vado a mettere nel mio tritatutto metà delle mandorle con circa metà dello zucchero e vado a frullare tutto quanto bene insieme. Quindi ho trasferito tutte le mandorle e lo zucchero in una ciotola capiente. Aggiungo alla farina di mandorle 150 g di farina 00, mescolo bene insieme, aggiungo nel centro 80 g di burro morbido e 2 uova intere. Quindi vado ad impastare tutto quanto bene insieme fino a formare un bel panetto. Aggiungo anche un cucchiaino di cannella e finisco di impastare. Ecco qua. Quindi una volta avvolto nella pellicola trasparente lascio riposare il panetto in frigorifero per un'ora. Quindi quando l'impasto avrà riposato in frigorifero lo vado a prendere, lo divido in porzioni e vado a creare dei bigoli. Vado a ritagliare tante porzioni come quando facciamo gli gnocchi. Prendo una ciotolina dove avrò messo dello zucchero e vado a passare un lato della mia fava dei morti in questo modo. Quindi una volta preparati tutti quanti i biscottini andiamo ad infornare in forno già caldo, mi raccomando, a 175 gradi per circa 15 minuti. Mi raccomando, controllate la cottura perché non dovranno diventare troppo coloriti ma dovranno asciugarsi per bene. Ecco pronte, cari amici, in pochissimo tempo i miei biscotti fave dei morti. Li possiamo conservare una volta raffreddati nelle scatole di latta o nelle scatole chiuse ermeticamente.